Viola, vincitore della categoria adulti come Cantoro lo scorso anno. Hai avuto per un anno la Solaniera d'Oro a casa. Che cosa ha significato per te? Beh, è stata sicuramente una cosa bellissima, emozionante, perché essendo il primo anno che l'ho vinta, quindi è stata una cosa spettacolare, no? Anche la sera stessa che l'ho vinta ci siamo riuniti un po' tutti gli amici, abbiamo fatto festa e... È bellissimo, perché quando fai le maintonate, ti metti in competizione con gli altri, poi vincerle vuol dire qualcosa di bello per noi cantori. Ci sarà poi la competizione sul palco con le vostre esibizioni, come si svolge? Sì, domani, il giorno primo, ci sarà la competizione sul palco dove si decreterà il miglior cantoro, con appunto come premio avrà la Suonaliera d'Oro, e poi si decreterà la miglior squadra che farà la migliore esibizione, e poi ci sarà anche il miglior pezzo poetico, la migliore canzone, insomma. E questa cosa non la dice più, qua usur si proprio tu, e inutile gango questo fatto dall'altro, e a prova contraria a barba ma so fatto. Il nome della squadra? Gli alunni del sole. Gli alunni del sole, sì. Siete pronti per la competizione di domani? Ah sì, perché no? Ci stiamo bene, non ci ammaliamo, perché questa notte si gira, si beve da là, si beve di qua, e non lo so, fino alla fine, già io mi sono andata via la voce, non lo so, come capita fino a domani mattina, fino alle 6, alle 7. Non ci arrendiamo mai noi, mai ci arrendiamo. Facciamo sempre queste belle serate così, tra amici, tra cugini, parenti, tutti quanti, capito? Fratelli, sorelle, ci uniamo, siamo sempre uniti, capito? Ci piace, e cerchiamo di portarla avanti questa tradizione, perché è troppo bella. Io sono 50 anni che faccio questa squadra, l'ho mai indorata a Gambadizzo, 50 anni. Sono il cantore, come ci sono altri due o tre pure assieme a me. E mio fratello, pure mio fratello ha fatto un po' anzianotto, non è che non vuole cantare più. Però io me la cavicchio ancora, signori. Che strumenti si suonano nella vostra squadra? Tamburello e bifù, Bursusella, la cerina, la sonagliera, pacchetello, queste cose qua. Prima si usava pure l'assicuratore, una cosa così, di legno così che si faceva, bella, veramente bella. Ma noi siamo sempre della squadra antica, aggiorniamo un po' sugli strumenti, queste cose qua. Speriamo bene, che dura sta cosa. Qual è il nome della vostra squadra? La vita è bella. Siete pronti per l'esibizione che avverrà sul palco la sera del primo? Sì, siamo pronti, sì. Come vi siete preparati per questo Capodanno a gamba tesa, che c'è sempre tanta attesa? Ci siamo preparati parecchi giorni prima, abbiamo dovuto tutto preparare, strumenti, bufù, tutte... Che strumenti in particolare? Bufù, tricche e ballacche... Gamba tesa protagonista in questa fine dell'anno 2015, si apre un nuovo anno e siamo qui in piazza insieme al signor Giuseppe Concettini di Gamba tesa, Gamba tesano doc, ci diceva. Sì, sono andato via nel 1974. Diversi anni fa? 41 anni fa, e tutti gli anni ritorno, sia per Capodanno e per tutte le feste che ci sono a Gamba tesa, da... Pasqua, la Pasquetta, l'ultimo sabato d'aprile, ma tutte proprio, il Ferragosto, tutte, ritorno sempre. Insomma, quando c'è una tradizione a Gamba tesa, il gambatesano toc rientra. È rimasto sempre nel mio cuore proprio. Ecco, nel suo percorso di vita, che paesi ha conosciuto, quali possono essere anche le differenze culturali che ha trovato? Ma io sono andato via da Gamba tesa per lavoro, perché a Gamba tesa non avevo uscita, ecco. Adesso sono in Romagna, a Faenza, ho un panificio di mia proprietà, ho 6 dipendenti, adesso lavoriamo tutti in famiglia, però tutti gli anni vengo a Gamba tesa perché mi è rimasto dentro. Ecco. Il cuore non si comanda? No,
E allora tanti auguri, quando buon arriva, anno. Quando arriva Termoli, che c'è scritto Termoli, il cuore comincia a battere. E allora tanti auguri di buon anno. Grazie, grazie, molto gentili. Un piacere. Ed eccoci qui con un piccolo suonatore, siamo con Fortunato. Volevo dire ai molisani di tutto il mondo, ad hoc, viva le Medunato, viva Campatese, cercate il divertimento, il 31, solo qua potete venire. Wow! Qui nessuno se l'aspetta che Giuseppe stasera l'emozione della diretta. Sa tre cappelle e un baffetto buono, se pensa che esci in Eurovisione. Qui il nostro viaggio a gamba tesa per le antiche Maitunate nella notte di San Silvestro. Vi ricordiamo che potete seguirci sul digitale terrestre, canale 11 di Telemolise, canale 96 in Abruzzo, 749 nel Lazio ed anche sul canale tematico Molise Mio 212. Ma potete rivedere anche tutte le puntate collegandovi al sito www.telemolise.com. Noi vi salutiamo e vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento al prossimo viaggio. E noi veniamo da paesi lontani, ci piace questa città e i suoi compaesani. Ci avete accolto con il tappeto rosso e noi vi diamo un abbraccio grosso.